Dal 6 al 28 agosto si potranno ammirare delle splendide mostre in esposizione nell'altrettanto splendida cornice del castello Macchiaroli a Teggiano, da sottolineare innanzitutto l'arte di un teggianese, mostra di opere dell'artista Cono Giardullo. L'esposizione del genio teggianese spazia da opere a china rappresentanti Teggiano e dintorni fino alle opere pittoriche vere e proprie. Al secondo piano ecco la mostra d'arte curata da Pasquale Persico. È inutile dirlo, sono contentissima di avere l'occasione di creare questo connubio col professore Persico e con DNA Maratea, e sono contentissima piuttosto di aver avuto il supporto di tante persone per organizzare queste mostre. Quest'anno il castello offre 5 mostre. Iniziamo da DNA Marateo con caffè e riflessione e poi una mostra sul territorio, sulle piantine, su quello che noi abbiamo da offrire. Al piano secondo abbiamo invece le opere, le ceramiche di Deborah Napolitano e Patrizia Greco, e poi soprattutto abbiamo dato spazio a un teggianese doc, che è Cono Giardullo, che espone i 25 manifesti della tavola della principessa, forse sono 23 anzi, della tavola della principessa Costanza, quindi il suo lavoro costante negli anni, delle chine che riguardano Teggiano e degli oli suoi di libera ispirazione. Quindi per me è fondamentale restituire al territorio, e spero ogni anno di dare spazio a qualcuno della nostra zona che chiaramente va valorizzato. Mentre al piano terreno una cosa un po' più per noi donne, perché saranno esposti gli abiti da sposa della collezione di Francesco Della Noce, che ci sono stati donati dalla Fondazione Mondragone di Napoli. A me piace rappresentare molto Teggiano con i disegni fatti in punta di china, perché trovo che Teggiano fu fondamentalmente sia un paese poco colorato, ma non perché questa sia un'accezione negativa, proprio perché è un paese in fondo con delle sfumature in bianco e nero, quindi rende molto con i disegni a china che poi ho realizzato. Ci sono anche degli altri scorci e qui mi piace un po' rappresentare anche degli elementi urbanistici, è un po' la memoria storica fondamentalmente del paese, e poi ci sono anche delle cose che comunque rappresentano il presente di Teggiano.